Bene, bentrovati. Siamo nell'ambito del Premio Biosia Franco Pannuti 2020 e siamo in compagnia del dottor Enrico De Ferrari, direttore generale di Catalent Aprilia. Catalent Aprilia ha vinto il Premio Biosia per la Regione Lazio per il contributo che ha dato attraverso la fondazione Your Cause. Buongiorno, bentrovato, dottor De Ferrari, grazie per essere con noi. Siamo qui perché la ricerca credo sia importante, soprattutto in questo momento storico, e voi ne fate molta. Qual è l'ambito di interesse, ecco, prevalente, per voi? Allora, innanzitutto vi ringrazio di questa opportunità, ne sono onorato ed orgoglioso. Allora, rispondo dicendo che innanzitutto Catalent è un player che nell'ambito dell'industria farmaceutica è classificabile come CDMO, che è un acronimo che sta per Contract Development and Manufacturing Organization. Che cosa significa? Significa che come tale, la nostra azienda non ha farmaci propri, ma interviene a valle della cosiddetta drug discovery, ossia è in grado di supportare i nostri clienti dalle prime fasi, dello sviluppo formulativo, quindi quello di riuscire a trasformare un principio attivo in un farmaco che possa essere somministrabile attraverso poi tutte le varie fasi della sperimentazione clinica, fino all'approvazione e alla commercializzazione, e poi, una volta che il farmaco è stato approvato, sostenere i nostri clienti nella manutenzione del prodotto durante tutto l'intero ciclo di vita. Allora, le nostre competenze fondamentali sono quindi quello di ricercare, sviluppare e offrire tecnologie cosiddette di delivery. Ossia, noi abbiamo capacità di ricerca e di sviluppo in quasi tutti gli ambiti della farmaceutica. Allora, è un'azienda che ha un solido background un po' in tutte le forme tradizionali, ma come molte industrie farmaceutiche, oggi è proiettata decisamente a sostenere i nostri clienti nelle frontiere più avanzate della farmaceutica, ossia i cosiddetti farmaci di origine biologica, ossia tutte quelle terapie che utilizzano le più recenti conoscenze della biologia molecolare e dell'ingegneria genetica, le cosiddette terapie geniche. Oggi, ad esempio, uno degli ambiti, dei temi in cui il mondo degli integratori alimentari è maggiormente concentrato sono i cosiddetti sostanze che possano supportare il sistema immunitario, come potrà facilmente immaginare. Bene, sì, devo dire che in questo momento l'attività delle nostre aziende farmaceutiche è decisamente importante, quindi è molto interessante quello che ci dice, anche perché la ricerca ha bisogno di grandi sostenitori e deve essere fatta nel modo corretto. Ecco, quindi sappiamo bene quanto le aziende farmaceutiche si impegnano in questo. Ma ritorniamo al premio. Come con questa piattaforma Your Cause voi avete aiutato Ant? La vostra piattaforma ci ha dato la possibilità di mettere in pratica uno dei valori che probabilmente è fondamentale per la nostra compagnia, che è quello di mettere il paziente al primo posto. Ecco, noi cerchiamo di farlo in tante forme, cercando di ricordare alle nostre persone l'importanza di quello che fanno. Cercando di farli concentrare in ogni capsula che producono a quanto questa ciascuna di loro possa essere importante per la persona che la sta aspettando e che ha delle aspettative su di essa. La vostra piattaforma ci ha dato la possibilità di estendere questo concetto a quell'impegno che l'azienda vuole avere anche sul territorio e nell'ambito del sociale, in quella che si chiama la Corporate Social Responsibility, la responsabilità sociale di impresa, con la quale un'azienda non vuole, vuole dimostrarsi non soltanto focalizzata e concentrata
al proprio business, ma vuole creare un impatto nella realtà in cui opera, sostenendo quelle associazioni che sono attive nel territorio a livello sociale, nell'ambito in cui noi di fatto operiamo, che è quello dell'attenzione e la cura al paziente. Sono convinta che questa attenzione all'uomo non sia un qualcosa che nasca dal nulla o da qualcosa che riguardi soltanto il business. Credo che sia un qualcosa che parta dal cuore, ecco. E quindi sono convinta, ecco, che questa attenzione all'uomo e al terzo settore non abbia soltanto questa, diciamo così, bell'involucro di nomi stranieri, giustamente adesso lo sto dicendo in modo così molto impattante, ecco, ma che nasca veramente dalla solidità di un'impresa. Lei cosa ne pensa? Di questo mi spinge a parlare un po' di valori, no? È fondamentale che un'azienda si dia dei punti di riferimento. I punti di riferimento sono, diciamo, quei paletti, quei fari che vengono messi in maniera tale che l'azienda sia in grado di seguire la strada che vuole percorrere, no? E non perdersi in quelle che sono i momenti difficili della vita e della storia di un'azienda. Ecco, avere riferimento a questi valori non è parlare di involucro o di aspetto superficiale, ma andare un po' al cuore di ciascuno di noi, perché se non si raggiunge il cuore è difficile che le persone si sentano realmente e veramente coinvolte. Quindi di fatto l'importanza che i valori assumono per un'azienda vengono ad essere completamente svuotati, ecco. Io ritengo che noi come compagnia continuiamo ogni giorno a fare riferimento a loro, soprattutto in un momento che è così difficile come questo, perché non sia semplicemente un'etichetta, ma sia una guida che ci porti a fare le scelte più giuste giorno per giorno, momento per momento. Fondazione ANT si occupa di assistenza domiciliare, diciamo, è la nostra missione principale. Devo dire che in questo periodo di pandemia in cui ci troviamo, l'assistenza domiciliare è aumentata molto perché gli ospedali ovviamente si sono ritrovati a dover gestire un'emergenza, tralasciando purtroppo altre patologie come il tumore di cui ci occupiamo noi, e quindi il territorio è diventato, diciamo, una seconda linea, ma una seconda linea fondamentale per continuare a mantenere quella tenuta sociale che è indispensabile. Ma si occupa anche di un'altra cosa, che è la prevenzione. La prevenzione credo sia... Bisognerà mettere un'attenzione alla prevenzione ancora di più, perché in questo momento è stata particolarmente tralasciata. Quindi ci auguriamo che questa pandemia finisca il prima possibile, ma attenzione, perché forse rischiamo altre pandemie, tra virgolette, ovviamente su altre malattie, per cui non si è fatta prevenzione in questo momento. Quanto la prevenzione anche nei confronti dei vostri e l'attenzione ai vostri dipendenti e non soltanto al tessuto sociale, ritenete sia importante in questo senso? Direi che è fondamentale per ragioni sociali. Fare prevenzione significa riuscire a gestire adeguatamente il livello di servizio delle strutture sanitarie a livello nazionale. Fare prevenzione però significa anche per noi dimostrare, manifestare quella che è l'attenzione alle persone, nello specifico alle nostre persone, ai nostri colleghi, alle nostre famiglie, alla nostra comunità. Per cui noi ogni anno sviluppiamo dei programmi di prevenzione che offriamo gratuitamente ai nostri colleghi, in maniera tale che si possano sottoporre a screening, come è successo lo scorso anno del tumore al seno. Stiamo pianificando degli screening per le malattie dermatologiche, specificatamente per il tumore al seno. Ecco, quindi fare prevenzione significa
dare un contributo alla nostra società da una parte, ma manifestare l'attenzione alle nostre persone, perché questo è uno dei nostri valori fondamentali. Bene, dottor De Ferrari, io la ringrazio moltissimo per essere stato con noi nell'ambito del premio Biosia Franco Pannuti 2020, vincitori del premio per la Regione Lazio Catalent attraverso la piattaforma Your Cause. Grazie. Grazie a lei.